Uno dei gravissimi incomodi che queste donne della strada hanno sofferto dal primo dì fino all'ultimo fu la sensazione del freddo che loro penetrava nelle intime di donne e da cui in nessun modo si potevano schernire. Considerando le avvezze a passare i giorni loro in Pergemoletto, luogo da montagne altissime circondato, nelle quali molte volte la neve comincia a farsi vedere in agosto, ci verrà subito in mente che dovevano i corpi loro molto meno soffrire per il freddo di quel che altri, vivendo su altro cielo meno rigido, sofferto avrebbe. Pareva loro che il freddo fosse tagliardissimo perché continuando la temperatura medesima nell'aria che le attorniava e diminuendosi in esse il calore proprio assoluto, dovevano maggiormente sentire l'impressione di quella. Il loro calore assoluto nasceva dal movimento dei vasi sanguigni, dall'oscillazione delle fibre loro, dall'azione dei muscoli, dal movimento dei globetti del sangue e dei vasi nei quali si muovono. E fra di loro, dalle forze impellenti e dalle resistenze che queste devono superare, l'azione delle quali cose, molto essendo diminuita, doveva anche il calore assoluto divenir minore. Non udendosi più da qualche tempo il garrire delle galline, che morte credevamo certamente, e niuna via trovando per cui nutrirsi, giudicai che il cercar le galline e mangiarsele fosse il migliore e il solo partito a cui ci potessimo appigliare per prolungare i giorni nostri. Le penne che sarebbersi con difficoltà potute levare interamente e l'essere forse la carne medesima putrida e guasta e perciò piuttosto di danno che di vantaggio mi mossero a sconsigliarmela, almeno per allora. Proviamo, già che tanto finora sofferto abbiamo, a nutrirci con la neve e vediamo se con questa possiamo campare e tirare innanzi. Poco alimento ci ha tenuti in vita fino adesso e con poco, spero, continueremo a vivere. La inarrivabile provvidenza del Signore, che vivi ci voleva conservare, nuovo sostentamento, quando meno ce lo aspettavamo, ci arrecò col parto dell'altra camera. Una delle principali cagioni che costringe gli uomini a nutrirsi è l'esercizio, il moto e la fatica, donde si accresce l'assottigliamento dei fluidi e il loro disperdimento, il fregamento dei canali e il calore che dappertutto si sparge. Lo star le tre donne sempre immobili, per così dire, nello stesso sito, dimostra che con molto minore velocità dovevano muoversi gli umori del corpo loro. Dimostra che molto minore doveva essere il fregamento per le pareti dei canali. Dimostra che molto minore doveva essere il calore dei loro corpi e che per conseguenza molto minore doveva essere l'assottigliamento degli umori e il loro disperdimento, e molto minore perciò la necessità di somministrare nuova materia per riparare i danni e dei vasi e degli umori. Non si creda però che il più grave tormento nostro fosse la fame, che non lo era. Soprattutto dava a noi fastidio la respirazione, che dal quinto o sesto giorno diventata era difficile e per cui ci sembrava nello inspirare d'aver sul petto un peso gravissimo e insopportabile. L'aria contenuta nella stalla avrebbe dovuto perdere la sua elasticità e non essere buona per la loro respirazione se non avesse avuto con l'aria esterna comunicazione, o per qualche altro mezzo racquistata non avesse l'elasticità perduta. Si suol dire che l'aria penetra dappertutto, ma se per un'altezza di 42 piedi di neve potesse farsi strada e penetrare in tanta quantità che servisse a dilatare le vescichette dei polmoni delle donne quanto era necessario per tirare innanzi la vita, non mi dà l'animo di deciderlo. Parmi bensì con alcune esperienze da me fatte l'anno scorso di poter dire per qual via nella stalla nuova aria si introducesse. Detto hanno che pigliavano queste donne di quando in quando della neve, che facevano liquefare per vederla. Detto è ancora che dal mal connesso tetto spillavano nella stalla per varie parti continuamente gocce d'acqua. Queste altro non erano che neve, la quale si andava struggendo. E dalla neve che si struggeva, nuova aria sempre si sviluppava, che univasi con quella contenuta nella stalla. E tale rendevala che tutta insieme servir poteva alla respirazione e delle donne e delle capre. Il Signore che ci ha fino a questo punto assistite non ci abbandonerà.
Aspettiamo pazientemente dalle mani sue ciò che egli di noi avrà determinato e continuiamo a confidare in lui, unica nostra speranza. Egli ci ha salvati dalla morte che certo colpite ci avrebbe se la stalla fosse del tutto rovinata, sostenendola in parte in piedi. Egli non ci aprive affatto di sostentamento, lasciandoci queste due capre, dalle quali abbiamo poco, sì, ma qualche nutrimento. Egli, con tutto il molestissimo freddo che ci agghiaccia, con tutta l'acqua che ci inzuppa, con tutti gli altri massimi mali che ci abbattono, ci conserva misericordiosamente la vita. Non ci stanchiamo di pregarlo, che finalmente esaudirà i nostri voti e di questa nera sepoltura usciremo. Avete ragione, cognata mia. Preghiamo pure il Dio che non si stanchi d'aver pietà di noi e muova almeno i miei fratelli a venire in nostro aiuto. Da essi lo aspetto sicuramente, perché erano lontani dalla valanga che ha seppellito noi e forse anche il fratello vostro e il mio figliolo. Antonio e Giuseppe Bruna hanno a essere, se il Dio li vorrà, i nostri liberatori. So quanto mi amano e quanto sono pronti a fare per me. Quella sola volta mi caddero le lacrime dagli occhi. Mi venne in animo che, mancando a poco il nutrimento e per conseguente dovendo finir di vivere, avrebbe potuto toccare a me d'essere l'ultima a morire. Il pensiero di ritrovarmi in mezzo ai cadaveri di mia cognata e di mia nipote, aspettando da un momento all'altro la morte, mi spaventò e mi fece inorridire, sì, e per tal modo che non potei rattenermi dal piangere amaramente. Verso il 18 d'aprile, per un rinquamento della neve, sembrò ai rimasti abitatori di Bergemoletto venuto il tempo opportuno di rimettersi a lavoro. E una delle prime case a scoprirsi fu quella di Lodovica Ropia, in cui si videro il suo cadavere e di un suo figliolo. Di poi, il dì 20, fu trovato il cadavere di Don Giulio Cesare Emanuele, con la corona in mano e due grosse travi addosso. Emanuele Don Giulio Cesare Cappellano morto, lasciato erede Antonio, fratello, danni de mobili lire 250. Da tali scoperte, vieppiù animato, Giuseppe Rocchia posesi con maggior coraggio a indagare il sito della casa e della stalla sua. E anch'egli, zappe adoperando e pali di ferro, faceva larghe buche e profonde nella neve, nelle quali lasciava a bella posta cader della terra, atta assaissimo, mescolata con l'acqua, a togliere la forte adesione della neve e del ghiaccio. Ci sembrò di udire, in non molta lontananza, del rumore per qualche tempo, e ci mettemmo tutte e tre ad alzare la debile fioca voce. Aiuto! 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 Ma il rumore cessò e nulla vedemmo, né udimmo più. Il dì 24, Giuseppe Rocchia, dopo essersi fatto strada per l'altezza di due piedi, piantando giù un lungo bastone, s'accorse che arrivava con questo a toccare il terreno. Nuovo rumore udimmo un'altra volta, e lo udimmo più da vicino, sentendo cadere qualcosa in terra. Al nuovo strepito rialzammo la voce e nuovamente gridammo: aiuto! 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 Nessuno rispose. Dopo lo strepito del corpo caduto sulla terra in vicinanza, ci sembrò per la prima volta di veder trapelare al di sopra qualche raggio di luce. Alla vista dei raggi lucidi nacque in me grandissimo spavento, immaginandomi che quella fosse luce annunziatrice di morte e che fosse da corpi morti cagionata. Che qualora nell'aperta campagna veggiamo quei fuochi fatui ambulanti che si innalzano e vanno verso quella volta per cui egli non si muovono, avanzandosi e ritirandosi secondo i movimenti loro, teniam per fermo che siano fuochi presagitori di morte, e fuochi dei morti li chiamiamo. Riaccendiamo, compagni miei, il fervor nostro e con più allegrezza e sicurezza lodiamo e preghiamo il Dio che proseguisca l'opera incominciata.
faccia sì che vive usciamo donde finora abbiamo sofferto. Ringraziamolo della misericordia usataci e supplichiamolo degnarsi di non lasciarci in abbandono in questi ultimi momenti, affidandoci alla sua promissione che dice: non vi lascerò e non vi abbandonerò. Domattina sentiremo di nuovo lavorare e saremo convinte e certe che questa che ora veggiamo è luce del cielo. Con qual pena Giuseppe passasse la seguente notte e quante volte credesse che già spuntassero i raggi del sole per ripor la mano al suo lavoro, ciascuno se può immaginare. Appena venne il dì 25, ripigliò l'opera intralasciata coi due suoi cognati, Giuseppe e Antonio Bruno. Era ad Antonio, la notte del giovedì, paruto di vedersi nel sonno comparire innanzi, in volto, pallida e tutta rabbuffata, la sorella Anna Maria Rocchia, la quale, con ansietà mista di dolore e di speranza, a lui chiedendo aiuto e soccorso, gli dicesse queste parole: Antonio, ancorché da tutti io sia creduta morta nella stalla, sepolta dalla valanca di neve caduta il dì 19 di marzo, il Signore Dio m'ha tenuto in vita. Scotetevi e venite a recarmi sollievo e a togliermi dal misero stato in cui sono. In voi, fratel mio, ho posto l'unica mia speranza. Non m'abbandonate, aiutatemi.